Andiamo a svelare quelli che saranno quello che sarà il prossimo Giro d'Italia, con l'anima da sempre del Giro d'Italia di M-Bike, quindi grazie Andrea Leoni, perché tutto quello che fa lo vedrete anche fra poco, quello che fa dietro le quinte non lo vedete, ma conta moltissimo. Andrea, raccontaci questo nuovo Giro d'Italia di M-Bike. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie per essere qui oggi, grazie Giusy, sei sempre gentilissima, grazie anche per essere venuta oggi, grazie a tutti gli ospiti, ha già ringraziato tutti quanti il presidente, ma ci tengo veramente a ringraziarvi di cuore, le società soprattutto che sono l'anima del ciclismo, i comitati tappa che poi conosceremo dopo. Sapete che non sono abituato a dilungarmi, quindi non ve le racconto, ve le faccio vedere con un video e poi pian pianino chiamiamo tutti i comitati tappa che ci spiegheranno un po' le loro location. Abbiamo deciso di fare un video con le immagini delle tappe perché chiaramente è vero che dobbiamo fare la promozione dello sport, come si è detto fino adesso, e lo facciamo noi, gli atleti un po' ogni tanto ci bacchettano perché per fare promozione, portare fuori la gente di casa a vedere questo sport bisogna andare nei centri delle città, quindi non è sempre facile trovare i circuiti e quindi non è sempre facile trovare quel compromesso che consenta a tutti di avere dei percorsi eccellenti, bellissimi, liberi, però dobbiamo valorizzare anche il territorio, quindi quest'anno abbiamo deciso di mettere le foto dei paesi che ci ospiteranno. Io inizierei subito con la grande partenza di quest'anno che è stata voluta dal comune di Magenta, quindi chiamerei fuori il vice sindaco e assessore allo sport Paolo Razzano e l'assessore alle cose istituzionali Marzia Bastianello, che è stata un po' la mente eccoli. Grazie dell'invito, insomma Magenta è dal 1859 che è abituata ad ospitare eventi importanti, perché il 4 giugno di quell'anno ci fu la battaglia di Magenta ed è stata un po'... Questo è meglio però, questo è meglio. Assolutamente, peraltro dalla battaglia di Magenta che fu un evento cruento, in realtà nacque un pezzo di unità d'Italia, quindi dalle cose brutte si va verso invece l'unione, le cose belle. Siamo onoratissimi insieme a Marzia, al sindaco, a tutta la città di ospitare questo evento e cercheremo di renderlo, come dire, un momento bello per tutta la città, quindi già dal sabato ci saranno degli eventi che coinvolgeranno i commercianti, grazie all'Unione del Commercio che ospita questa mattina, le associazioni anche che lavorano per l'inclusione e per lo sport, e Magenta è una città immersa nel Parco del Ticino. Quindi siamo a metà tra la Lombardia e il Piemonte, è una cittadina ancora non conurbata, molto bella insomma, abbiamo anche riasfaltato un po' di strade così troverete poche buche sul vostro percorso e siamo davvero onorati e speriamo che sia una festa per voi ma anche per tutta la comunità, quindi vi aspettiamo a braccia aperte. Benissimo, grazie a te Marzia. Il 18 giugno invece andremo in provincia di Sondrio, quindi a Tirano, chiamerei Pierluigi Neghi che è il direttore del consorzio turistico Valtellina. Buongiorno a tutti, porto il saluto dalla provincia di Sondrio, dalla Valtellina, ma in particolare dal territorio della media Valtellina dove Tirano è il centro e il crocevia. Questa tappa voluta fortemente dalla comunità montana ed in particolare dal sindaco di Tirano, perché il nostro territorio tutti lo conoscono per Stelvio Gavia e Mortirolo, per il ciclismo, e quindi abbiamo voluto fortemente questa manifestazione proprio per sensibilizzare il territorio e la gente particolare a quello che è la disabilità. Vi aspetto a Tirano, nella nostra cittadina, dove cultura, gastronomia e sport sono tutt'uno, e per ultimo, che forse conoscerete, abbinato anche poi alla bicicletta, il Trenino Rosso del Berlina, al quale patrimonio dell'UNESCO, l'ultima cosa arrivata a noi. Grazie a tutti e arrivederci. Va
l'altro a Milano, preparatevi perché sarà veramente un bel percorso tecnico nel centro della città. Non abbiamo i rappresentanti delle prossime due tappe che comunque vi elenco, che sono il 25 giugno Chiavari, sarà una gara a cronometro. Sarà una gara a cronometro che ripercorrerà più o meno il percorso della tappa del 2014, anche se metà del percorso sarà proprio all'interno dei famosi Carruggi, quindi anche quella sarà una tappa molto tecnica, pur essendo a cronometro. Rocca Raso Aquila, avete visto le foto della neve, noi abbiamo scelto ovviamente come periodo il 23 luglio, quindi speriamo che nevichi, speriamo ci sia il sole. L'organizzazione è a cura del pedale Sumonese, quindi lo conoscete tutti, sono vostri colleghi, esatto, infatti, quindi il buon Lorenzo Schiavo ci aspetta e vi saluta. Il 3 settembre invece saremo a Busto Arsizio. Per Busto Arsizio abbiamo l'assessore lavori pubblici Alberto Riva, eccolo. E non a caso adesso il cappello del P, e adesso spiegherà perché. Certo, spieghiamo il perché. Perché Busto ha una duplice funzione, quella di essere sicuramente contenta e noto in voi tutti che avete il dono di essere concisi. Ed è una cosa che al politico, che rappresenta di solito non si coniuga bene, ma è sintomo di persone che sapete cosa dovete fare e come dovete fare, per cui l'essere concisi è un po' la filosofia degli alpini. Gli alpini sono gente di poche parole, ma sapete perché? Perché quando si va in montagna, allora si parlano i primi 10 minuti, ma poi il fiato incomincia a mancare, allora si sta in silenzio, e allora bisogna vedere dove si va, no? E gli alpini dicono, e devi portarti da mangiare, perché chi porta mangia, chi non porta non mangia quando arrivi. Allora dicevo, onoratissimi che Busto Arsizio ospita la quinta tappa, e devo essere sincero e conciso anch'io. Non è stato facile organizzarla, perché vedete, tutti parlano, anche le società sportive e ciclistiche, noi abbiamo visto la nostra città, sì, non c'è problema, vi diamo una mano, ma poi la mano non l'hanno data, e non lo sappiamo. Però gli alpini sono intervenuti, perché abbiamo Susanna, abbiamo un Vito, ti saluto Vito caro, e l'abbiamo fatto per loro, perché gli alpini, nella loro essenza di silenzio, hanno detto no, noi aiutiamo. Ci mettiamo del nostro, non vi preoccupate, lo facciamo. Poi vabbè, io ho le funzioni di essere anche amministratore, per cui il mio sindaco ha detto va bene, fai quello che vuoi. E allora l'abbiamo fatta. Il mio cruccio è come il vice sindaco di Magenta, di sistemare le strade, purtroppo ci costerà qualcosa, ma dobbiamo fare bella figura. Busto deve fare bella figura. Busto era una notte, era la Manchester d'Italia, perché avevamo noi un grande tessile, adesso un pochettino scomparso, ma comunque siamo ancora forti come amministrazione, per cui noi lo facciamo volentieri e che tutti ne godano di questo. Vi ricordo una cosa, per voi l'impossibile non esiste, ok? Sono per gli alpini, questo è il motto dell'anno. Un saluto a tutti, grazie. Appunto l'ha nominata anche l'assessore Susanna Nordi e Provo Giuseppe, che sono un po' l'anima della tappa, hanno organizzato anche l'anno scorso quella di Castellanza, quindi li conoscete già tutti e ci si riproporranno sicuramente una bellissima tappa come quella dell'anno scorso. Il 17 settembre, Colonia, in provincia di Brescia, il sindaco Carlo Chiavi. Anche qui poi il sindaco vi spiegherà perché proprio Colonia, c'è un legame con un corridore che l'anno scorso ha vinto qualcosa al giro. Esatto, buongiorno a tutti innanzitutto, ringrazio Walter per l'invito a questa bella manifestazione, conferenza stampa, sono davvero emozionato per tanti motivi. Primo fra tutti perché siamo stati scelti per ospitare questa tappa, il nostro comune piccolo, nella Francia Corta. Non sono qui a vendere il brand perché mi sembra che si venda da solo nel mondo, per cui sono qui a fare altro, ma soprattutto il nostro grande atleta Matteo Duganti l'anno scorso ha vestito la maglia bianca, quale miglior giovane del Giro d'Italia del 2016, quindi noi abbiamo raccolto anche il suo invito, ci ha detto ma perché non proviamo noi, abbiamo aderito come amministrazione comunale immediatamente. Io sono uno sportivo, nonostante il mio aspetto pingue,
come ecco sono frustrato, adesso lo sono un po' meno. E sono contento che oggi qui ci siano tanti bresciani con me, Maurizio Antonini, Sergio Bartocchielli, che ho conosciuto quando abbiamo fatto il sopralluogo insieme al Presidente, e quindi noi stiamo lavorando per mettere a disposizione del Giro d'Italia Bike una location adeguata, una manifestazione che è importante e soprattutto una bella accoglienza per tutti quelli che vorranno venire nel nostro piccolo paese. Siamo fortunatamente con tante altre realtà molto più importanti di noi che sono state citate prima, l'ultima Verona addirittura, una delle città più importanti e più belle del territorio nazionale, quindi siamo anche orgogliosi di ospitare davvero questa tappa, quindi vi aspettiamo tutti in Francia Corta, noi ce la metteremo tutta per accogliere nel migliore dei modi tutte le persone e sono sicuro che anche la nostra piccola comunità lo farà, quindi arrivederci al prossimo 17 settembre. Il primo sopra invece rientriamo in Brianza e saremo a Desio per la settima tappa, abbiamo qui il sindaco di Desio Roberto Volpi. Credo che proporrò al sindaco di Cologno un gemellaggio, così il prosecco lo beviamo anche a Desio, non solo da voi. No. Il prosecco è un'altra parte. Francia Corta, mamma mia, figuraccia subito. Vabbè, allora risentate, scusatemi, ho fatto una figuraccia. Comunque verremo. Allora, il 1° ottobre saremo a Desio, saremo molto felici di avere questa opportunità, è stato un lavoro di squadra che ci ha portato fortunatamente a essere scelti come sede della tappa. La tappa si svolgerà all'interno della nostra festa cittadina, quindi ci sarà tutto un programma molto ricco che stiamo ovviamente abbozzando, perché comunque siamo al 1° ottobre, quindi stiamo lavorando, il circuito è stato definito, anche le persone che le varie associazioni del territorio sono lì che scalpitano, aspettano semplicemente il momento che gli diciamo si parte, perché aspettavamo l'ufficialità del momento e quindi siamo contenti di essere qui. Desio è una città di sport e quindi ci fa molto piacere ospitare un'iniziativa così importante, sport paralimpico. Da noi gioca quest'anno Cantù, è la sede della nazionale di ginnastica ritmica, si sta costruendo il centro federale di ginnastica ritmica, c'è anche una buona tradizione di sport più legato alla disabilità, diciamo, psichica, quella degli Special Olympics, molto tradizionale. Abbiamo già ospitato delle gare di M-Bike, credo 3-4 anni fa, se non ricordo male, in contemporanea con un campionato italiano di ciclismo ex professionisti, e quindi diciamo che eravamo in attesa di avere la conferma, perché comunque la nostra città vuole accogliervi con tanto entusiasmo, passare con voi, ci auguriamo una giornata certamente per noi da non dimenticare, per voi magari come dire abbastanza comune visto che di gare ne fate tante, ma cercheremo di farvi sentire a casa nostra anche senza il prosecco, perché comunque la manca lo fatto. Va bene, le voglio sempre a voi. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo sopra. Prosecco comunque ce l'avremo, perché abbiamo Astorio che è il nostro partner, quindi sicuramente non mancherà assolutamente. Arriviamo quindi alla finalissima, domenica 8 ottobre è stata chiesta la finale del 2015, mi ricordo, a Milano, dal presidente del gruppo sportivo Giambinini, Pier Giorgio Giambinini, che intanto chiamo e chiedo di avvicinarsi, perché la finale sarà appunto nella bellissima Verona. Sarà una finale strepitosa come tutte le finali a cui siete abituati. Avremo la nostra testimonial Alexa, che dopo presenteremo, e abbiamo anche la festa insieme a Radio Number One, che è la nostra radio ufficiale, che in quell'occasione sarà presente con uno staff appositamente dedicato. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, intanto ringrazio il comitato del Giro d'Italia di Bike per aver accettato la nostra candidatura. È un orgoglio portarla a Verona, sapete che Verona è città dell'amore, ma non solo, è una città storica anche per quanto riguarda il ciclismo, quindi con arrivi di Giri d'Italia, mondiali e quant'altro.
Quindi noi abbiamo avuto l'esperienza nel 2012 con una tappa del Giro, il percorso è simile, più lungo, comunque si transita a parte del circuito dei mondiali, quindi su corso Porta Nuova, e Andrea lo sa benissimo perché è presente in quella data. Quindi ecco, diciamo che d'ora in poi dobbiamo spingere sull'acceleratore perché tutto venga nel migliore dei modi per l'8 di ottobre. Una parentesi, vorrei qui l'assessore dello sport del Comune di Verona, Alberto Bozza, perché ci ha dato una grossa mano veramente, perché quando noi abbiamo chiesto vi dico la sincera verità, quando si parla con la politica si è sempre un po' però ci ha detto subito di sì immediatamente, anzi è stato lui una persona che ci ha spinto anche per questa candidatura. Io lo ringrazio veramente perché comunque è stato fin da subito un amico del GSC, soprattutto del tutto il mondo del bike. Io lascio la parola a lui per due parole perché poi deve partire, oggi abbiamo anche la festa, quindi abbiamo il carnevale a Verona, una festa molto molto importante. Grazie intanto. Intanto buongiorno a tutti, saluto tutti i rappresentanti qui oggi del prestigioso tavolo del relatore, nonché gli organizzatori. E devo dire che oltre a portare il saluto della città di Verona porto un saluto davvero con molto orgoglio all'intero sport e in particolare al Giro di Handbike, perché per noi è assolutamente una tappa che ci riempie d'orgoglio. 5 anni fa l'ultimo appuntamento è quello di Verona, ritorniamo tutti insieme protagonisti a Verona. E credo che di fatto Verona sta diventando una città dal punto di vista del movimento sportivo molto importante. E siamo davvero orgogliosi, pur essendo una città provinciale, non capoluogo di regione, ma che ha un movimento sportivo e in particolare un movimento legato al turismo sportivo davvero molto significativo in questi ultimi anni. Merito di persone come Giambellini, come di Massimiliano e tantissime altre, con il direttore Vazzolara oggi qui presenti, che davvero fanno un gran lavoro silenzioso, e Verona sta diventando da questo punto di vista un laboratorio interessante perché ci sono tantissime piccole e medie realtà che riescono a crescere in maniera incredibile e poi favoriscono l'arrivo delle eccellenze. Ecco, Verona è una città che annovera tantissime eccellenze, per cui siamo davvero orgogliosi di poter ospitare questa meravigliosa eccellenza dello sport nazionale a Verona, e ci auguriamo che lo scenario che abbiamo messo a disposizione con il transito in Piazza Bra e nei luoghi diciamo più significativi del nostro centro storico possano davvero inorgoglire anche gli stessi atleti partecipanti e regalare a questo Giro diciamo d'Italia davvero uno scenario unico nel nostro salotto bello, nel nostro salotto buono, ma soprattutto nella nostra meravigliosa città, che davvero ha fatto dello sport una missione davvero istituzionale molto importante. Per cui grazie per aver scelto Verona. Grazie, allora cosa succede? La tappa di Verona non è solo ciclismo, ma bensì anche sicurezza stradale. Io invito qui Massimiliano Maffullato, presidente di Verona Strada Sicura, che vi spiega cosa succede con l'arrivo della tappa del Giro di Verona. Grazie. Grazie per Giorgio, grazie agli organizzatori. Verona Strada Sicura è un'associazione che collabora con GSC Giambinini dal 2004. Che cosa facciamo noi? E chi siamo? Siamo gli infermieri del 118, poliziotti della Polizia Stradale di Verona, vigili del fuoco, familiari di ragazzi che hanno perso la vita sulla strada e atleti di sport come voi e atleti, io dico sempre, di vita. E del GSC Giambinini che vengono con noi, anche questa mattina abbiamo il nostro gruppo, ovvero nella scuola, a portare la loro esperienza, qualcosa di negativo, pensate ai genitori che hanno perso i loro figli, o tante volte si parla appunto delle persone che muoiono sulle strade, ma non si parla molto poco di coloro che rimangono disabili a seguito di un incidente stradale. Noi cerchiamo di parlare ai ragazzi per fargli accendere il cervello prima di mettersi sulla strada, lo facciamo appunto dal 2003. Loro ci ascoltano, ve lo assicuro, e siamo contenti di questo nostro progetto. In occasione della settimana precedente all'8 ottobre
faremo tutta una serie di iniziative e vi promettiamo come associazione che intorno al percorso vi saranno tantissimi ragazzi ad accogliervi, ad applaudirvi, perché siamo convinti che il vostro è un messaggio fortissimo che i nostri ragazzi devono cogliere e devono capire l'importanza della vita, e voi siete i primi testimonial di questo e vi ringraziamo. Grazie.